Guarda, è molto difficile parlarne solo a parole perché ti dico che all'inizio è stato terrorizzante. Perché non, era stata la mia prima esperienza di questa portata, di questa importanza, quindi ero terrorizzata. Poi però conoscendo i ragazzi è diventato tutto più naturale, più spontaneo e adesso mi ritrovo alle spalle questa esperienza unica, veramente anche questa famiglia bellissima. Ho usato principalmente appunto la mia empatia per entrare nel personaggio e comunque penso che siamo arrivati a un momento della nostra società in cui ormai non tutti più si creano pregiudizi o comunque pensieri poco carini, anche se possono esserci situazioni in cui magari tra ragazzi ci si creano paranoie, no? Certo, E no. timori. E quindi, cioè, io penso, mi sento di dire che spero che Daniele posso essere d'esempio a tutte quelle persone, quei ragazzi e quelle ragazze che hanno bisogno e voglia di tirare fuori quello che vogliono. Allora, il personaggio di Isabel mi è molto affine, è molto determinata in tutto ciò che fa e soprattutto ci tiene alle persone che le stanno accanto e penso che questo sia un tratto caratteriale che appartiene anche alla mia persona. Poi affronta un tema che secondo me è fondamentale durante la preadolescenza, no? Che è la fretta di crescere. Ci si sente troppo grandi per essere bambini, ma ancora troppo bambini agli occhi dei grandi. E sarà poi con la sua riflessione, con la sua empatia, che si renderà conto che le cose che devono succedere succedono, non c'è un'età, bisogna solo sentirsi a proprio agio con se stessi. Allora, sì, il momento più importante probabilmente è quando litigano. Cioè, litigano non solo con le parole, pure con delle botte, però niente di grave, non vi preoccupate. E poi, questo è importante perché fa vedere che l'amicizia è vera, perché succedono queste cose, come che queste litigate, questi confronti, perché un'amicizia perfetta è finta, che non esiste. E questa fa vedere l'amicizia tra Giulio e Pietro e tra Liam e Andrea, Che è quella che è sì. un'amicizia vera, poi che va al di là dei A numeri anche voglia. di sicuro. Calarmi nel personaggio di Monica è stato abbastanza Sei facile. secchiona? Più o meno. Ok. Perché io e lei siamo abbastanza simili e quindi per me è stato molto semplice interpretarla in alcune scene. Monica all'inizio della serie viene etichettata appunto come la secchiona, quindi non ha un bellissimo rapporto con i compagni della sua classe. Lei al suo fianco ha solamente Isabel perché è la sua migliore amica, per lei è il suo punto di riferimento. E quindi Monica ha paura che gli altri possano portarsela via, no? E però Monica affronterà anche questa paura. E diventando poi amica di tutti. Arianna è una ragazza molto consapevole del suo valore e della sua bellezza. Per Zam questo zam! È la secca diretta. esatto, per questo motivo lei si è posta sempre ai suoi amici, cioè ai suoi compagni come una rivale, però a un certo punto vede che in un momento di difficoltà e per lei anche di imbarazzo sono proprio le persone che lei snobbava più di tutte ad aiutarla. Quindi lì capisce di aver sottovalutato i suoi compagni. È stupita perché comunque non avrebbe mai pensato di poter essere grata a persone con cui lei si è comportata male e che giudicava. Poi è anche sollevata perché capisce di non essere sola, perché Certo. alla fine nei suoi amici trova quello che cercava dalla madre, l'ascolto, trova l'attenzione e l'interesse verso di lei. E decide di cambiare perché si pente del suo comportamento e grazie alla fine a loro capisce qual è il vero valore dell'amicizia. La musica per Mirko è fondamentale, per quanto non è al centro delle tematiche di Mirko, perché comunque ha un rapporto con Daniele, ha un rapporto con altri. Io sia in fase di lavorazione che in fase di preparazione ci ho riflettuto tanto sul ruolo che ha la musica per Mirko. Per Mirko la musica è un luogo di riparo, è un luogo di rifugio, un luogo dove lui si sente a suo agio. E inoltre è una persona molto musicale perché ascolta, è molto in ascolto, è molto sensibile e questo lo aiuta nelle pubbliche relazioni, appunto. Beh certo, io è il mio sogno diventare attore e campare di questo, diciamo. Beh, tu sei già attore comunque, posso dirti, perché siete tutti attori, siete Sì, tutti bravissimi, quindi assolutamente. assolutamente. Quindi sì, spero di fare altri ruoli e continuare la mia carriera, sempre studiando, eccetera. Un ruolo che vorrei fare è uno comico, se Ah, posso azzardare, sì.
Vedi? Sarebbe una cosa abbastanza figa. Ok. Secondo me bisogna innanzitutto pensare come pensa il personaggio, cioè bisogna immedesimarsi ma dare anche del proprio, nel senso, per non cadere nello stereotipo, magari io faccio la ragazza snob, sono entrata nella mentalità di una ragazza snob, ma ci ho anche messo del mio, magari delle mie sfaccettature del carattere, proverai a essere più introversa che estroversa. Per quello nessuno di noi alla fine è caduto nello stereotipo, perché al personaggio e all'etichetta abbiamo aggiunto del nostro e ci siamo proprio immedesimati nel personaggio, abbiamo cambiato anche il modo di pensare e di vedere le cose. Perfetto. È una serie che ha è di forte respiro, cioè molto allegra, trasmette un messaggio positivo, trasmette più messaggi positivi. Li racconta con una freschezza, in maniera nuova, moderna, figa. E per quanto riguarda invece il discorso dei genitori, secondo me è un vero spaccato delle medie dei ragazzi italiani. Quindi un adulto può vedersela e può capire veramente situazioni vere, sincere, che esistono veramente fra i ragazzi. C'era qualcun altro che voleva rispondere? Sì, appunto, io credo che il criterio oggettivo con cui ho guardato la serie si basa sul fatto che 2 o 3 anni fa avrei voluto che qualcuno mi comprendesse in quelli che sono i problemi naturali della preadolescenza. C'è questo stereotipo del cinema italiano, no? Si rivolge sempre a un determinato pubblico e spero che tutto il pubblico che ci guardi, tutti gli spettatori capiscano quanto abbiamo cercato di trasmettere interpretando personaggi di solito non molto considerati.